Da Ferriere a Via Roma, a Piacenza fino a Montale, Trevozzo, Travo, sono 27 le buste aperte pubblicamente in prefettura stamattina in risposta al bando di accoglienza di richiedenti asilo nel territorio piacentino, 1.500 posti per un valore complessivo di oltre 19 milioni di euro dal 1 maggio al 31 dicembre. Tutte le offerte di fatto sono state ammesse, anche se alcune con riserva. Piacenza città non è esente dai nuovi arrivi, anche se è sede di SPRAR, il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, e come tale, secondo gli ultimi accordi tra ANCI e Ministero, avrebbe dovuto restare fuori dai bandi. Viene ammessa, oltre all'offerta da Via Roma, anche un'altra proposta che riguarda 24 posti a Montale, ce n'è una terza poi per Piacenza e Strada dell'Anselma per 40 posti. Insorge il sindaco di Piacenza, Paolo Dosi, apprendiamo, stando a quanto deciso dalla prefettura, dice, l'accoglienza di una quarantina di profughi in una palazzina nella zona di Via Roma, di proprietà di un privato. Il primo cittadino sottolinea che, sebbene l'amministrazione comunale non sia direttamente coinvolta nelle scelte sulla collocazione dei rifugiati, pare quantomeno assurdo che dopo anni di progetti e iniziative di riqualificazione della zona si vada ora a collocare in un'unica struttura nel cuore di un quartiere, quello di Via Roma, che richiede particolare attenzione, un così alto numero di persone che non hanno seguito alcun percorso di integrazione. Il sindaco conclude, lascia sconcertati questa decisione che è perlomeno avventata e soprattutto urta contro le scelte di condivisione e di inserimento che non sono mai venute meno in questi anni da parte dell'amministrazione, rischiando di incrementare la tensione sociale sull'intero territorio urbano.